a terra. Eccola, dai, grazie. La voce. Un applauso per il sindaco di Sant'Antio. Silenzio! Silenzio! Silenzio per cortesia! Silenzio! Dopo fa! Allora, il problema che noi abbiamo è che il bisogno è molto più impellente delle leggi. Se noi dovessimo seguire le leggi normali, noi vedremo qualcosa che si svolge, che si sviluppa in questo porto fra 10 anni. Perché? L'ha detto lui. Allora, abbiamo dato l'incarico per il piano regolatore del porto. Non possono andare avanti perché la regione non ha fatto le regole per fare questo piano. Quindi chissà quando le farà. 2 anni fa aveva detto che a giorni avrebbe fatto queste regole, non le ha ancora fatte. E quindi il piano regolatore del porto non può andare avanti. Abbiamo cercato di bypassare questa lentezza, come? Mettendoci tutti insieme, Sant'Antioco, Calazzetta e Carloforte, insieme alla provincia. Abbiamo detto alla provincia, vai avanti tu, noi siamo d'accordo. Abbiamo le idee chiarissime su quello che deve essere lo sviluppo di questo territorio. La provincia ha fatto lo studio di fattibilità dei porti del Sulcis. Al centro, come ha detto Guido, c'è il porto di Sant'Antioco. Allora cercheremo noi di imporre alla regione i tempi praticamente, però non si può fare niente senza che la provincia, cioè attraverso l'università, finisca questo studio. Naturalmente non si può agire in modo puntuale, perché è legata al porto, cioè l'area Sardamar, che ha avuto un suo iter lunghissimo, perché in 5 anni l'assessorato all'industria, che è proprietaria dell'area Sardamar, siamo noi, così come la regione è proprietaria del porto. Allora l'assessorato all'industria ha fatto appena la caratterizzazione dell'area Sardamar. Cosa vuol dire? Sa che lì ci sono dei materiali inquinanti. Adesso deve fare, il Progemisa sta finendo, sta facendo la messa in sicurezza d'emergenza, che è un qualcosa che gli ha imposto il Ministero dell'Ambiente. Fatto questo, finalmente si può fare il progetto di bonifica. Perché serve il progetto di bonifica? Serve perché bisogna quantificare quanto costa bonificare quell'area. Perché quando si sa quanto costa bonificare quell'area, si può fare il bando anche nell'area Sardamar. Perché? Perché poi l'imprenditore sarà attirato quando avrà certe cubature che gli interessano. Perché? Perché se non gli interessano non partecipa al bando, come è stato nelle precedenti amministrazioni. La regione aveva fatto 2 bandi per l'area Sardamar, o 3 addirittura, è andata deserta perché l'imprenditore non è stato attirato, perché le cubature erano al di sotto di quello che poteva essere il suo interesse, e in più c'era l'incognita della bonifica. Allora, da una parte c'è il bisogno che non aspetta i tempi della burocrazia. Questo problema è solo italiano. La specialità della Sardegna poi condisce tutto, perché la specialità in Sardegna è diventata una zavorra in più. Voi pensate che noi non riusciamo a spendere i soldi europei, perché l'Europa vuole rendicontate le opere in 2 anni. Noi in 2 anni non abbiamo manco un'autorizzazione. La programmazione, ma quale autorizzazione? Noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Pensi signora che si parla di dragaggio da 100 anni. Silenzio. Noi abbiamo concluso l'iter. Noi abbiamo dato l'incarico del piano regolatore del porto, noi stiamo protestando contro la regione di fare il bando dell'area Sardamar, ma non è di nostra proprietà, noi possiamo solo andare lì, spingere, urlare, però non possiamo superare le leggi, cioè o l'Italia e la regione in modo particolare cambia qualche legge, perché la Germania spende i soldi, la Francia spende i soldi,
l'Inghilterra spende i soldi. Noi dei fondi europei 2007-2013 non spenderemo quasi niente, perché abbiamo delle leggi che ci incartano, non ci fanno spendere i soldi. Ma chi le fa le leggi? Chi le fa le leggi? Allora, noi riusciamo forse a bypassare tutto l'Inter attraverso la provincia. La provincia ha quasi finito, ha lavorato tanto, siamo tutti insieme, d'accordo? Ed è l'unica strada per poter iniziare, perché fortunatamente ci sono ancora gli imprenditori che sono interessati al porto di Sant'Antonio. Io dico sempre che non abbiamo bisogno di soldi, in Italia abbiamo bisogno di autorizzazioni veloci. Bravo! Allora, dopo queste cose che abbiamo sentito...